Buonasera a tutti, benvenuti. Ci ritroviamo a vivere questo nuovo momento, il secondo appuntamento delle coordinate di pastorale giovanile in questo mese di febbraio del 2021. È bello ritrovarci insieme. Allora, un caro saluto a tutti voi, a coloro che sono collegati, a coloro che anche ci vedranno invece. Posticipatamente, insomma, nei prossimi giorni, perché magari impegnati in questa sera. Le coordinate di pastorale giovanile quest'anno hanno un evidente sapore Covid, un po' perché appunto ci ritroviamo in streaming, un pochino anche perché diciamo i temi che stiamo sviluppando in realtà possono servire certamente per la nostra pastorale nelle parrocchie, nelle collaborazioni pastorali, ma evidentemente anche, come dire, hanno un retroterra che ha il sapore di tutti questi mesi, anzi questo anno che stiamo trascorrendo anche con il distanziamento fisico e l'emergenza sanitaria. Allora, la settimana scorsa abbiamo trattato il tema del discernimento e l'abbiamo fatto con la nostra cara Suor Linda, che voglio presentare questa sera anche, eccola qua, da Roma direttamente. Ciao, Suor Linda, bentornata. Grazie. Ricordo per chi magari si fosse collegato per la prima volta insieme con noi che può riprendere innanzitutto il tema della scorsa volta e che era intitolato Cristiani in questo tempo, la caccia al tesoro interiore, proprio per cercare un pochino quelle che sono le dinamiche interiori che possono aiutarci anche a discernere un pochino quelle che sono le opzioni della nostra vita spirituale, ma anche naturalmente umana e poi anche pastorale ed ecclesiale. Questa sera invece andremo un pochino più sul fronte delle relazioni. Abbiamo contattato davvero tanti animatori e catechisti insieme al nostro caro segretario Giovanni Lesa, che tra l'altro sta curando anche la regia di questa nostra serata e lo ringraziamo. E dunque tanti catechisti, tanti animatori che in qualche modo hanno trovato delle idee, delle formule particolari durante questo anno così, così strano. Però contemporaneamente anche sembra esserci una grande sofferenza e questo lo stiamo vivendo necessariamente tutti dal punto di vista delle relazioni, anche perché se ci possiamo vedere anche questa sera in streaming, però certamente sarebbe stato molto più bello anche per esempio questa sera potersi vedere vis-à-vis, faccia a faccia, perché anche il corpo naturalmente dice qualcosa di importante dal punto di vista relazionale. E allora, una delle evidenze che è nata proprio dalla pandemia, è stata proprio questa. Come dire, abbiamo avuto forse l'opportunità di dire, effettivamente l'aspetto relazionale è importantissimo, non soltanto dal punto di vista personale, ma anche appunto nella pastorale con i nostri, bambini, ragazzi, giovani, adolescenti. Ecco, siano esse familiari, siano esse amicali, educative, ma anche spirituali. E allora come si rispecchia la vita interiore nelle nostre relazioni? Questo tempo può aiutarci a fare luce su come vivevamo prima le nostre relazioni e perché e per quale motivo la pastorale deve avere a cuore le relazioni? Quale cura è possibile? Ecco, queste sono le domande un po' che fanno da sottofondo a questa serata intitolata La pastorale in questo tempo, azioni e relazioni. E appunto l'ho già introdotta, ma insomma è bello poter sapere anche chi troviamo insieme con noi anche questa sera, Suor Linda, che è friulanissima, della collaborazione pastorale di Pavia per Coto, per intenderci, però è stata prestata alle figlie di Maria Ausiliatrice del mondo, direi, perché insegna all'Auxilium di Roma. In questa che è una facoltà teologica pontificia, Suor Linda ha fatto una bella esperienza pastorale che abbiamo condiviso per certi versi anche per un certo periodo fino a quando eri qua, Suor Linda, nella nostra diocesi, quindi con i ragazzi, con i giovani, ma contemporaneamente poi ecco,
hanno notato in te un talento che era quello probabilmente del pensiero, dello studio, e quindi insieme all'esperienza pastorale, ecco, poi hai cominciato a studiare e dopo il dottorato di ricerca alla Gregoriana a Roma, adesso appunto sei professoressa stabile proprio all'Ausilium di Roma. Quindi ti ringraziamo anche questa sera per la tua presenza. Sai che mi ricordo di una tua frase. Non so se ricordi, quando ero in seminario, scusa, piccolo siparietto, caramba, quando ero in seminario ti avevo chiesto. Aspetta, abbiamo fatto il seminario Tra insieme. l'altro, sì, Bisogna dire esatto. questa grande meraviglia. Sì, attenzione, non tanto alla vita comunitaria quanto di studio. Ecco, caramba, ulteriore caramba. Beh, quella volta, non so se ricordi, quando facevo la pastorale vocazionale in seminario, ti avevo chiesto un'intervista stile Iene. Dove ad un certo punto dicesti, no, ti avevo chiesto di uno slogan e mi ricordo che avevi detto: metti Dio al primo posto e tutto tornerà al suo posto. Me la ricordo ancora perché ogni tanto la utilizzo con i ragazzi. Ecco. Bene, allora ti lasceremo tra poco, ecco, un pochino approfondire la tematica che abbiamo così a sommi capi un pochino proposto all'inizio di questa serata, però a proposito di mettere Dio al primo posto, ecco, vogliamo metterci alla sua presenza e quindi invocare, la presenza di Dio in questa nostra serata, chiedendo che possa aprire mente e cuore ed aprirci appunto anche alla sua relazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pregheremo insieme, invocando lo Spirito Santo, insieme a Sant'Agostino. E da casa, ciascuno di noi, ecco, viva proprio questo momento con intensità. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza. Donami lo sguardo e l'udito interiore, perché non mi attacchi alle cose materiali, ma ricerchi sempre le realtà spirituali. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore, riversa sempre più la carità nel mio cuore. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità, concedimi di pervenire alla conoscenza delle verità in tutta la sua pienezza. Vieni in me, Spirito Santo, fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre, nella vita e nella gioia senza fine. Amen. Elisabetta. Maria. Va tutto bene? Sì, Maria, sto bene. Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino ha esultato di gioia. Benedetta sei tu fra tutte le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno. Ma perché la madre del mio Signore è venuta a me? Come fai a saperlo? Beata sei tu, Maria, che hai creduto al compimento delle parole del Signore. Il Signore ha fatto grandi cose. Una parola da Papa Francesco, dall'Angelus del 23 dicembre 2018. L'Evangelista racconta che Maria si alzò e andò in fretta, da Elisabetta. In fretta, non in ansia, non ansiosa, ma in fretta, in pace. Si alzò, un gesto pieno di premura. Avrebbe potuto rimanere a casa per preparare la nascita di suo figlio, invece si preoccupa prima degli altri che di se stessa, dimostrando nei fatti di essere già discepola di quel Signore che porta in grembo.
L'evento della nascita di Gesù è cominciato così, con un semplice gesto di carità. Del resto, la carità autentica è sempre frutto dell'amore di Dio. E insieme vogliamo chiedere a Dio nostro Padre di poter essere sempre in comunione con Lui e con i fratelli e le sorelle che incontriamo nella nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Concluderemo, ecco, questo nostro incontro anche con la preghiera dedicata a Maria Santissima, soprattutto in questa giornata dedicata alla Beata Vergine di Lourdes, giornata anche dedicata al malato, a tutti coloro che sono coinvolti anche nella dimensione della malattia e quindi tutti gli operatori sanitari, ma anche le famiglie. E allora a questo punto entriamo nel vivo di questa serata, lascio la parola alla nostra cara Suor Linda. Benissimo, buonasera a tutti, sono molto contenta di essere ancora qui con voi questa sera e spero che sarà una serata piacevole per tutti. Io seguirò la stessa modalità dell'altra volta e anche userò gli stessi strumenti in modo che questo possa anche aiutare anche voi sia a seguire e anche a imparare qualcosa che spero possa essere utile per il vostro lavoro pastorale. Quindi adesso condivido il mio schermo, anche stasera c'è una lavagna. Di cui trovate il link nella chat e come l'altra volta, se voi aprite il link potete interagire con me sulla lavagna di Padlet, quindi potete mettere il cuoricino, potete scrivere un commento sulle vignette, ma poi soprattutto vi chiederò di interagire dopo, durante il lavoro di gruppo, ma questo ve lo dirò alla fine. Una parola prima di entrare nel tema sugli strumenti che sto usando. Questa lavagna è una risorsa gratuita che trovate cercando questo nome con Google, si chiama Padlet e potete facilmente realizzare delle schermate di questo tipo. La seconda risorsa che useremo tra poco è Mentimeter, forse è la più conosciuta, anche una risorsa gratuita, è molto intuitivo, molto facile da utilizzare. La terza è quella più complessa, si chiama Miro, anche la settimana scorsa l'ho usata per fare la mappa concettuale. E per poter interagire con questa risorsa bisogna usare la versione a pagamento. Io uso solo la versione gratuita che non prevede l'interazione, quindi mi serve per realizzare la mappa concettuale. Lo dico perché la settimana scorsa qualcuno ha provato ad entrare e non ci è riuscito. La mappa concettuale rimarrà poi a vostra disposizione anche dopo il nostro incontro, ma non potete entrare per modificarla. Benissimo, allora entriamo nel nostro tema e partiamo da questo primo box che è intitolato L'universo delle relazioni. Parlare di relazioni non è semplice perché la nostra vita è fatta di un milione di relazioni, di un universo di relazioni Io sono in relazione con Dio, ma sono in relazione anche con il mio gatto e sono in relazione anche con il mio telefono perché interagisco con la rete e con tutta una realtà anche attraverso questo oggetto o altri oggetti. Allora, prima di andare più in profondità sul tema delle relazioni, vorrei fare un sondaggio. E quindi vi chiedo di avere a disposizione il telefono oppure di aprire un'altra scheda sul vostro computer per poter votare. Nella nostra vita ci sono tanti tipi di relazioni. La domanda è: secondo voi
Quale tipo di relazione è più importante nella vita di una persona? Su quale relazione la persona costruisce la propria stabilità, la propria vita? Io ho fatto un elenco di relazioni che non sono messe in ordine, un elenco così come mi sono venute in mente. E voi andando a questo sito e inserendo il codice, che è questo, potete fare la vostra classifica e quindi mettere questo tipo di relazioni nell'ordine che voi ritenete corrispondere alle relazioni più importanti per la vita di un essere umano. Al primo posto la più importante e poi le altre a scalare. Potete già iniziare a entrare nel sito e a fare la vostra classifica che sarà aggiornata in tempo reale sullo schermo. Leggo rapidamente il tipo di relazioni mentre vi invito a cominciare a votare. Ovviamente la relazione con Dio, le relazioni familiari, quindi con i genitori, con i fratelli e con i parenti, la relazione di coppia. Quindi la relazione d'amore in coppia, l'amicizia, le relazioni che si stabiliscono sul lavoro, l'appartenenza a un gruppo o comunità, quindi le relazioni che si sviluppano all'interno, per esempio, della comunità ecclesiale oppure all'interno di un gruppo del quartiere con i vicini di casa. Non vedo ancora comparire voti, vi invito a entrare a questo sito, ad andare al sito e a votare inserendo questo codice. Relazione con la natura, come vi dicevo, non solo con il gatto, ma anche con le cose appunto che fanno parte della creazione. Relazione anche con un maestro, che è un tipo di relazione particolare. Oh, ecco che arrivano i voti. Una relazione con un maestro che può essere un educatore, può essere il maestro di scuola, un insegnante, può essere anche un catechista, un sacerdote, un maestro. Coraggio. Vediamo la classifica che si aggiorna progressivamente. Oh, grazie Giovanni che ci metti la musica. Non riesco a vedere quanta gente è connessa, però sicuramente sono più di 18, quindi coraggio. La relazione con Dio rimane stabile al primo posto e anche le relazioni familiari, mi sembra. Invece amicizia e appartenenza alla comunità si scambiano continuamente, la relazione con il maestro tende a salire, lasciamo ancora qualche possibilità di votare, vediamo cosa succede. Coraggio, vediamo se riusciamo ad arrivare a 30. Niente, siamo fermi su 25. Forse è il massimo di questa sera. No, dai, 56 spettatori, coraggio. Thank you.
la votazione perché il tempo corre veloce, 26. Mi sembra che la classifica sia stata relazione con Dio, relazioni familiari, relazione di coppia, amicizia, appartenenza a un gruppo, comunità, la relazione con un maestro è molto in basso, questo dato è interessante, e poi la natura, il lavoro e la relazione con le cose. Allora, grazie a tutti quelli che hanno votato, espresso il loro parere. Andiamo avanti con una seconda domanda. Sempre siete invitati a votare. Potete scegliere tre parole attraverso le quali dire gli atteggiamenti o i valori che sono alla base di una buona relazione. Abbiamo visto qual è la relazione più importante, adesso quali atteggiamenti e valori sostengono le relazioni importanti. Entrate sempre, anzi forse il codice è lo stesso, credo dovrebbe andare avanti, dovreste avere la possibilità di partecipare anche a questo. Esatto, potete indicare tre parole, ognuno di voi può scegliere tre parole, ecco che arrivano. Fantastico, non solo, questa sera potete anche votare la seconda volta, cioè se voi vedete, volete fare diventare più grande una parola che ha scritto qualcun altro, potete fare una seconda votazione, sempre di massimo tre parole, per far crescere la parola che vi sembra più interessante. Ok, fiducia e rispetto hanno guadagnato le prime posizioni, al terzo posto l'ascolto, direi. Fiducia, rispetto e ascolto. Rimangono in testa, amore a pari merito, oh, questa volta arriviamo a 30 mi sembra, eccoci 30 votanti, 31, benissimo, mi sembra, il risultato mi sembra chiaro. Rispetto, ascolto e amore sono gli atteggiamenti, i valori che ritenete più importanti. E sono costretta a interrompere la votazione per andare avanti con il discorso, ma ringrazio tutti quelli che hanno votato e che stanno votando. Devo chiudere. Ecco, abbiamo visto quali sono allora i vari tipi di relazioni, quali secondo voi sono più importanti e quali anche sono i valori principali. Tra tutte le cose che avete scritto però ne manca una, che secondo me è la chiave. Perché la chiave? È vero che la relazione con Dio è la relazione più importante della nostra vita, ed è vero anche che le relazioni familiari sono quelle che sono le fondamentali, no? Perché dove veniamo al mondo, dove siamo generati è nella famiglia. In realtà però non è detto, cioè questa è la teoria, non è detto che in pratica sia così. In pratica, qual è la relazione importante su cui noi costruiamo la nostra vita, la nostra stabilità? È la relazione che nasce da un incontro ben riuscito. E cos'è un incontro ben riuscito? Un incontro ben riuscito, eccolo qua, lo abbiamo visto nel video che abbiamo visto durante la preghiera. Un incontro ben riuscito, non l'unico, ma un modello di incontro ben riuscito è l'incontro tra Maria ed Elisabetta. E che cosa rende questo incontro un incontro ben riuscito che genera una relazione che può sostenere la vita? La chiave è il riconoscimento reciproco.
due donne, nel momento in cui si incontrano, riescono a vedere l'una il valore dell'altra. Riescono a riconoscere l'una nell'altra la presenza di Dio e la cosa grande che Dio sta facendo nell'altra. E il Vangelo di Luca ci dice che questo non è solo frutto di una loro dote personale, ma è qualcosa che è opera delle due donne, ma allo stesso tempo è opera di Dio. L'incontro ben riuscito è orchestrato dallo Spirito Santo. Infatti Luca dice che lo Spirito Santo scende su Elisabetta. Elisabetta riconosce la presenza di Dio in Maria e poi Maria, riempita anche lei di Spirito Santo, canta la sua lode a Dio. Quindi l'incontro in cui c'è un riconoscimento reciproco. E noi non sappiamo con chi avverrà questo incontro nella vita di un bambino che nasce. Potrebbe avvenire con i genitori, ma potrebbe anche non avvenire con i genitori. Potrebbe essere l'incontro con un maestro, potrebbe essere l'incontro con Dio in un'esperienza particolare di preghiera, di intimità con lui. Per ogni persona questo incontro può avvenire in un momento diverso, ma deve avvenire. Perché la persona possa fiorire, deve fare l'esperienza di essere riconosciuta nella propria identità, in quello che ha di buono. Don Io Bosco direi direbbe che in ogni persona, in ogni giovane, c'è un punto accessibile al bene e che lo scopo dell'educatore è scoprire questo punto, riconoscere questo punto. Purtroppo tante volte questa espressione del punto accessibile al bene viene ridotta a scoprire le doti della persona, quello che sa fare. Tu sai suonare la chitarra, quello è il tuo punto accessibile al bene. È una cosa un po' più profonda. Il punto accessibile al bene è quel punto dove la persona è aperta all'azione di Dio, all'azione attuale di Dio. E quando la persona si sente riconosciuta in questo, allora fiorisce, la sua vita fiorisce e quella diventa una relazione fondamentale. Allora, vi consiglio a questo proposito, se il tema del riconoscimento vi interessa, vi consiglio un film. E qui vi ho messo anche il link, il film si trova su Rai Play e si chiama Tutto quello che vuoi. E questo film parla proprio dell'importanza che ha per un giovane il fatto di essere riconosciuto. Fine della pubblicità. Vado avanti e ho finito questa parte introduttiva e poi ci sarà spazio, come la settimana scorsa, per le vostre domande. Abbiamo detto che ci sono tanti tipi di relazioni. Vi ho detto anche che la relazione più importante nella vita di una persona è quella in cui la persona fa l'esperienza di essere riconosciuta dall'altro. Adesso vorrei concentrare l'attenzione su un tipo particolare di relazione, che è la relazione educativa, perché è quella che ci interessa di più come operatori di pastorale giovanile. Allora, apriamo la nostra mappa concettuale. Oh no. Ok. Oh. Eccoci qua. Allora, vorrei dare qualche coordinata in merito alla relazione educativa. Per relazione educativa intendiamo la relazione in cui lo scopo è l'educazione. Quindi la relazione tra un insegnante e il suo allievo, tra i genitori e i figli, tra il catechista e i suoi ragazzi, anche tra il parroco e i suoi parrocchiani, in un certo senso, perché il parroco ha un compito anche di insegnare. Quindi dove si tratta di imparare e di insegnare c'è una relazione educativa. La prima cosa da sapere della relazione educativa, fondamentale, è che la relazione educativa è sempre, sempre, sempre una relazione di potere. Perché? Perché nella relazione educativa c'è sempre un grande e un piccolo, uno che sa e uno che deve imparare, uno che ha la possibilità di decidere
e un altro che deve obbedire. Quindi c'è uno squilibrio nella relazione educativa, non è una relazione alla pari. Questo lo dice la pedagogia, non lo dico io. E perché è importante avere consapevolezza di questo? Allora, soprattutto negli ambienti ecclesiali, cioè, ho l'impressione, poi magari mi direte se sbaglio, c'è la tendenza a vedere il potere come una cosa brutta. Nel senso che il potere, cioè chi se uno vuole avere il potere è una persona spiacevole. Oh, vedi che qualcuno è entrato. Se qualcuno vuole avere il potere, è una persona un po' spiacevole, quindi tutti devono dire no, ma il potere non mi interessa, cioè, si deve rifiutare il potere in tutti i modi. Quando noi neghiamo il potere, succede esattamente quello che noi non vogliamo, cioè che questa cosa che noi riteniamo una cosa brutta e che vorremmo eliminare dalla relazione educativa esplode, esce dal nostro controllo e facciamo delle cose pensando di fare bene, finiamo per fare delle cose che non son tanto bene. Abbiamo una teoria in testa che non vogliamo il potere, ma di fatto non riusciamo a rinunciare al potere perché non è possibile. Perché non è possibile? Perché il potere è una dimensione della vita umana. Il verbo potere è importante. Che cosa posso fare nella mia vita? È importante il potere, poter fare, poter pensare, poter volere. È il verbo della possibilità, è molto importante. Allora, il punto non è rinunciare al potere, ma è mettere il mio potere, per esempio la mia conoscenza, la mia capacità, la mia esperienza della vita, metterlo al servizio degli altri. Non usarlo per schiacciare gli altri, che è la versione del potere che non ci piace, o per il mio interesse, ma metterlo al servizio degli altri, per la vita degli altri. Questo discorso ci ricollega al tema della settimana scorsa. Cioè, se il potere è una cosa buona, è una dimensione della vita, che però bisogna amministrare per il bene degli altri, significa che la dimensione di potere della relazione educativa deve essere vissuta con discernimento, con capacità di discernimento, cioè con un'attenzione al proprio vissuto interiore. E devo, io che sono l'educatore e che sono nella posizione di potere, devo chiedermi perché faccio questo? Come uso il mio potere di educatore? Qual è il mio scopo? Seconda dimensione, e ho quasi finito. Un altro aspetto importante da tenere conto nella relazione educativa è il dono, la gratuità. La gratuità è una dimensione importante della relazione educativa. Tra l'altro, nei nostri ambienti la gente normalmente non paga niente, quindi la gratuità regna nelle nostre parrocchie. Qual è il problema? Il problema è questo, che nel secolo che si è appena concluso, tanti studi sia di antropologia che di sociologia e anche studi di teologia hanno scoperto che il dono è la forma più antica di scambio. Cioè che presso tutte le società antiche, quando uno ti fa un regalo, in realtà non te lo fa gratis, cioè te lo fa gratis ma non gratuitamente, lo fa per avere in cambio qualcosa, per avere in cambio, per fare un patto, per esempio tra due tribù, un dono viene fatto per sigillare un matrimonio, quindi un'alleanza tra famiglie, si fa un dono a una persona potente per avere la sua protezione, per esempio. Il sistema mafioso, si sostiene anche in base a uno scambio di piaceri, di favori che ci si fa. Quindi gratis non significa per forza gratuito. Il dono può essere avvelenato.
Un dono può essere anche un dono avvelenato. Questo alcune volte capita anche nelle nostre relazioni all'interno delle parrocchie, soprattutto con i giovani, come quando noi concediamo, per esempio, alcune cose che sappiamo che piacciono ai giovani, però in cambio li obblighiamo a partecipare a qualcosa che interessa a noi. Diamo uno spazio, però in cambio... abbiamo delle aspettative di un certo tipo e che magari non corrispondono alle aspirazioni delle persone che noi coinvolgiamo. Quindi, cioè, è una sottile manipolazione. Come ha risposto, la riflessione cristiana a questa obiezione della, laica al tema del dono? Il tema del dono è un grande tema della fede cristiana. La fede è un dono, appunto, ma se non esiste il dono gratuito, cosa possiamo dire noi della gratuità della fede, della gratuità della carità, del servizio e di quella dimensione di gratuità che deve far parte, deve essere alla base della relazione educativa? Allora, la riflessione cristiana risponde. Risponde appunto che gratuito non significa disinteressato, ma significa interessato al bene dell'altro. La riflessione cristiana dice il nostro modello di dono, di donatore è Dio. Dio dona la vita alla creazione con un interesse. L'interesse è di entrare in relazione con la creazione, ma non per un tornaconto personale, ma perché la creazione possa fiorire nel suo massimo splendore. E Dio è disposto anche ad accettare un rifiuto, perché la libertà del suo interlocutore è più importante del proprio tornaconto o del desiderio di relazione. Quindi una relazione educativa è una relazione gratuita quando nell'interesse dell'educatore c'è la fioritura piena della persona che gli è affidata e non riempire la parrocchia, riempire la chiesa, e tigni d'ogni e chi frus, come si dice qualche volta, ma la fioritura dell'altro, e l'educatore deve essere disposto ad accettare il rifiuto. Quando noi dimostriamo questa disponibilità, riceviamo in cambio un riconoscimento, perché la persona sente di essere al di sopra, di essere messa al di sopra dei nostri interessi, delle nostre preoccupazioni, che la sua dignità, la sua libertà, il suo futuro, la sua gioia per noi è più importante anche delle cose che per noi sono importanti, come per esempio la fede. Anche da questo punto di vista torniamo al tema del discernimento, perché per poter coltivare una relazione gratuita in cui il dono veramente è per il bene dell'altro, con le persone che mi sono affidate, io devo stare in un atteggiamento di discernimento per poter riconoscere nel mio cuore quello che mi impedisce di vivere così la relazione. Ma non solo, anche i giovani devono imparare a discernere la natura dei doni che ricevono, anche per non cadere nella trappola di chi magari propone cose più interessanti, più piacevoli delle nostre, ma esattamente con lo scopo di manipolarli e di portarli su una strada che non conduce alla felicità. Se vi interessa questo tema, cioè il tema della gratuità delle relazioni funzionali, delle relazioni gratuite, vi consiglio un altro film qui nella mia lavagna. Vi ho messo il link ad una scheda del film. Oh no, sì, questo qui, The Place. Non vi ho messo il link perché il film si trova su Netflix e non su una piattaforma gratuita.
Il film si chiama The Place e può essere molto utile per riflettere sul tema delle relazioni funzionali, relazioni gratuite. E nella scheda che ho caricato potete scoprire il perché. Con questo io ho finito, ho esaurito quello che volevo condividere con voi. Quindi lascio la parola a Don Daniele e poi torneremo sulla lavagna più tardi per vedere le domande del lavoro di gruppo. Grazie, grazie a Suor Linda per questo approfondimento fondamentale di teologia e non solo, no, è fondamentale. No, no. Allora, a questo punto ci sono due passaggi, come diceva Suor Linda, c'è la possibilità di intervenire subito online, in questo momento in diretta, e poi invece ci saranno degli scambi di condivisione con coloro che sono iscritti a queste due serate intitolate Coordinate di Pastorale Giovanile. Ecco, allora a questo punto apriamo anche proprio la chat e potete raccontarci eventualmente ciò che non avete capito, oppure ciò che vi ha colpito, o magari desiderereste un approfondimento su uno o più temi che magari Suor Linda ha semplicemente accennato e che magari sarebbe bello poter riprendere velocemente, ecco, in queste prossime decine di minuti. Quindi lasciamo del tempo proprio a disposizione e vediamo un pochino ciò che ci hai suscitato anche attraverso proprio la riflessione che ci hai fatto. Intanto grazie anche per l'utilizzo di questi strumenti, perché possono essere davvero molto molto utili e quindi veramente è bello poter unire la dimensione, ecco, di pensiero, teorica, ma anche a quella esperienziale che ha a che fare poi, no, con la vita di tutti i giorni, perché poi ci si deve confrontare naturalmente anche con i ragazzi, con i giovani, insomma, quindi ecco, grazie anche per questa possibilità. Sì, come avete visto, anch'io non è che sono super esperta perché ogni tanto sbaglio, però penso che provando, rischiando si impara. E visto che c'è questo momento di attesa, volevo aggiungere anche che non ho parlato, non ho fatto riferimento alla situazione che stiamo vivendo nel mio discorso perché l'esperienza che io ho fatto è che le relazioni che avevo costruito su basi solide hanno resistito alla prova della pandemia, invece le relazioni che non, dove magari entravano altre cose non molto sane, si sono interrotte. Quindi, mi sembrava per questo interessante riflettere un po' sulle basi. Che possono permetterci anche di fare un esame di coscienza di come noi viviamo questa dimensione in generale. Attendiamo se ci sono delle domande da parte vostra, da casa. Anche perché credo che il tema delle relazioni davvero sia prioritario per noi, lo stiamo vedendo, no? Lo dicevamo già all'inizio, il fatto che tanti catechisti e animatori si sono un pochino sfiduciati un po', no? In questo tempo. Quindi è molto vero che soltanto le relazioni solide, no? E che hanno una base di gratuità sono quelle che sono resistite. Ogni tanto dà la sensazione, voglio dire anch'io, da parroco, da educatore, che magari talvolta le relazioni che noi instauriamo all'interno dei nostri gruppi siano parecchio superficiali, no? Ma non tanto per intenzione, purtroppo in questo momento forse si evidenzia ancora di più questa superficialità, no? Allora ti pongo io intanto una domanda. Cioè, parlavi del fatto che, ecco, più una relazione vive di un potere gratuito, di un dono gratuito, e più è qualcosa di sano.
nell'ottica proprio del discernimento, quali sono i campanellini d'allarme, no, che mi fanno capire se sto andando da una parte o dall'altra? Ma alcune cose molto pratiche potrebbero essere, per esempio, verificare quanto io ho bisogno di controllare le persone che mi sono affidate. Cioè, sono proprio in agitazione se non so cosa stanno facendo i ragazzi, se non so dove vanno, ho bisogno di sapere cosa fanno nel tempo libero, perché non sono venuti. Cioè, l'ossessione per il controllo dell'altro non è mai un segno di salute della relazione. Questa è una prima cosa. La seconda cosa è anche l'invidia o la gelosia. Se io mi accorgo che la persona che mi ha affidata, di cui mi prendo cura, va a parlare con un altro, si trova bene in un altro gruppo, oppure fa una bella esperienza ecclesiale da un'altra parte, cosa che può capitare, se io sento che questo mi rode un pochino, anche lì c'è qualche cosa che non va, no? Perché quando io ho maturato la capacità appunto di riconoscere che l'altro sta facendo un'esperienza di gioia, di pienezza di vita, anche se non la fa con me, quello che io dovrei fare è restituire questa gioia, no? Confermare l'altro nel suo cammino. Se invece io sento il bisogno che le cose positive siano sempre vissute con me o nell'ambiente dove io sono, questo non è un buon segno. A me vengono in mente questi due. Poi sicuramente ce ne sono altri, ma allora, io per prima cosa inviterei ognuno a riflettere, a cercare nella vostra vita quando avete fatto l'esperienza di essere riconosciuti. Sicuramente c'è stato qualche momento in cui vi siete sentiti riconosciuti per quello che siete. Allora, è importante essere consapevoli di quel momento e di che cosa l'ha provocato. Cioè, perché si è creata quella situazione? Che cosa mi ha permesso di fare quell'esperienza? Perché questo, quando noi abbiamo gustato l'esperienza di essere riconosciuti, diventiamo capaci di riconoscere gli altri e anche di insegnare agli altri a riconoscere di essere riconosciuti. Alcune volte noi abbiamo una visione un po' distorta dell'umiltà che ci impedisce di godere del riconoscimento buono dell'altro. E quando Maria viene riconosciuta da Elisabetta, esplode in un canto di lode. Eppure Maria è molto umile, si dice, no? Quindi l'umiltà non è far finta di non avere dei doni o delle cose, ma è essere molto consapevoli del dono che abbiamo, del dono che siamo. Più noi viviamo questo sulla nostra pelle, più siamo capaci di farlo vivere agli altri. Come aiutare i giovani a discernere? Intanto, appunto, aiutarli a scoprire il proprio valore personale. Perché più uno è consapevole del proprio valore e meno corre il rischio di buttarsi via, di buttare se stesso nel bidone delle immondizie. Io butto via solo una cosa che per me non ha valore. E molte volte i ragazzi soffrono proprio di questo, cioè non sono capaci di vedere il proprio valore perché spesso gli adulti che hanno vicino non hanno tempo neanche di fermarsi a guardarli e a riconoscere il valore che sono. Quindi, un primo aspetto, riconoscere il proprio valore. Una seconda cosa molto importante, aiutare a trasmettere ai ragazzi il fatto che quello che Dio vuole da loro
corrisponde con i desideri più profondi che loro hanno dentro. Non è in contraddizione, quindi fare un cammino per discernere significa cercare che cosa veramente io voglio dalla mia vita, qual è la cosa grande che io voglio, che io cerco, e scegliere i mezzi che mi permettono di raggiungerla. Spesso, ma anche noi facciamo delle scelte stupide, perché non prendiamo il tempo per sentire che cosa veramente desideriamo, che cosa vogliamo realizzare nella nostra vita, qual è il nostro sogno grande. E questo l'abbiamo chiuso in cantina, non abbiamo tempo, non abbiamo fiducia che possa realizzarsi e facciamo delle cose che ci lasciano frustrati, che ci lasciano scontenti, oppure che vanno a cercare. Cioè, che servono a compensare questa tristezza che abbiamo perché le cose grandi le abbiamo messe da parte. Bene, grazie, grazie a Sor. Sì, mi sentite? Chi lo sa? Io non vedo i livelli dell'audio. Sì? Ah, ok. Sembravano spenti perché mi hanno detto che prima c'era un piccolo problema. Ecco, niente, semplicemente avevo. Così riproposto le domande che sono arrivate tramite la chat, e quindi vogliamo salutare, ecco, Michela e Mariana e le ringraziamo, ecco, anche per queste domande. Allora, adesso ci lasciamo del tempo a questo punto, in particolare per gli iscritti a questi due incontri di coordinate di pastorale giovanile. Concludiamo questa prima parte su YouTube. E naturalmente sarà possibile rivederla a conclusione di tutto l'incontro. Ci lasciamo una mezz'oretta, io direi che possiamo ritrovarci intorno alle 22 per poter concludere tutti insieme con la preghiera dedicata a Maria. Quindi grazie intanto a Suor Linda, ma ringraziamo anche chi ha pensato un po' anche a questo piccolo itinerario. In particolare a questa piccola equipe dentro la pastorale giovanile, ecco, quindi Marcella, Chiara, Giovanni e Giulia che hanno pensato un po' a questi due incontri. E contemporaneamente, ecco, salutiamo e ringraziamo anche Silvia Pressacco, Simone Del Zotto, Giulia Calabria, Giulia Stellin e Marcella Ferro che saranno i moderatori di questi incontri che adesso faremo di condivisione. Proprio per poter vivere le relazioni, seppur a distanza, però insomma condividendo anche un pochino quelle che sono le risonanze rispetto al tema di cui abbiamo sentito parlare da Suor Linda. Ci ritroveremo allora alle 22, qui sempre su YouTube, per concludere insieme con la preghiera a Maria. Le domande per il lavoro di gruppo sono sulla lavagna, nell'ultimo riquadro. Ci sono quattro domande che sono molto semplici da capire, da rispondere, non lo so. Invito i gruppi a inserire una sintesi delle loro risposte, se vogliono. E entrando nella lavagna dovete con il cursore premere sul più. Si apre un altro fumetto all'interno del quale potete scrivere. Potete scrivere anche un testo lungo, senza problemi. E così ogni gruppo avrà il suo spazio per condividere le proprie riflessioni. Benissimo, grazie, allora a più tardi.